Signori, il comandante dell'Istituto Geografico Militare. Grazie. Grazie. Prego. Grazie. Ringrazio tutti i partecipanti all'attività di oggi. Devo dire che è un'attività abbastanza di cui sono particolarmente fiero e Firenze è una città bellissima, non solo dal punto di vista artistico, architettonico, rinascimentale, tutto questo, ma è una città meravigliosa, importantissima per la nostra storia. L'Italia, l'Italia unita, l'Italia del risorgimento. Il fermento culturale di Firenze, il primo risorgimento, prima che ci fosse il risorgimento sul terreno, la prima, la seconda, la spedizione dei mille, le guerre d'indipendenza, bene, prima che ci fosse il risorgimento sul campo di battaglia, ci fu un risorgimento intellettuale che ebbe il suo punto focale proprio qui a Firenze, nel gabinetto di la nuova l'antologia che oggi c'è, la fondazione nuova antologia che è gestita dal professor Cosimo Cecchini. Bene, quella l'antologia, l'archivio storico italiano del gabinetto del grande Bisset, praticamente preparò le menti dell'elite a quello che fu il nostro risorgimento. Se il risorgimento sul terreno fu possibile, perché prima ci fu un risorgimento intellettuale. Non dimentichiamo mai che morto il grande architetto dell'unità d'Italia che fu Cavour, non a caso il primo presidente del Consiglio dopo Cavour fu Bettino di Caso, un toscano. Ma ripeto, ma la Toscana, cioè il fermento culturale toscano è un fermento che è costante in tutta la vita politica dell'Italia unita, prima del Regno d'Italia e poi della Repubblica. E in questo contesto, ora non voglio andare a fare discorsi, mai parlare di determinismo geografico. Però devo dire la bellezza di questa regione, molto probabilmente un po' di influenza l'ha avuta nello sviluppo della nostra azione. No? E quindi dopo, nel dopoguerra, tre grandi figure che oggi ricordiamo, Randolfo Pacciardi, Lelio Ladorio e Giovanni Spadolini, sottolineano proprio questo. Randolfo Pacciardi, il meno conosciuto dei tre, non perché non fece cose importanti, ma semplicemente per la distanza temporale, soprattutto perché c'è sempre, la storia va studiata per riconoscerci in quello che hanno fatto di grande le persone che ci hanno preceduto. Randolfo Pacciardi, a parte che è una persona eccezionale, di cui oggi ne capiremo un attimino i contorni, però fu ministro della difesa tra il 1948, fu il secondo ministro della difesa. Il primo fu Cipriano Facchinetti, che per noi è importantissimo, e il secondo fu Randolfo Pacciardi. Cipriano Facchinetti è colui che il 12 ottobre del 1946 definì di utilizzare l'inno, il canto degli italiani, il famoso inno di Mameli, come inno provvisorio dello Stato. Inno provvisorio dello Stato che poi soltanto nel 2017 divenne de jure l'inno nazionale.
il Randolfo Pacciardi che prese il posto di Cipriano Facchinetti tra il 48 e il 53 fu il protagonista di scelte importantissime della nostra difesa. La prima fu quella della definizione per legge del 2 giugno. Il 2 giugno divenne festa nazionale con una legge del 1949. Ma soprattutto poi la definizione della parata militare come il contorno necessario a questa festa. Ma poi fece un'altra cosa importantissima, fu il protagonista della rinascita delle forze armate italiane. Mi faccio presente che all'indomani della seconda guerra mondiale l'esercito italiano veniva da una sconfitta terrificante, i numeri erano piccolissimi, erano minori di quelli delle forze di polizia. E praticamente però il Randolfo Pacciardi insieme a Carlo Sforza, ministro degli esteri, e tra l'altro erano della stessa area, repubblicani, partito d'azione, e soprattutto Alcide De Gasperi, l'Italia unica, diciamo, tra le nazioni sconfitte, il 4 aprile del 1949 firma il Patto Atlantico. Sono 12 nazioni che firmano il Patto Atlantico. Ebbene, di queste 12 nazioni, l'unica ex nemica che si siede e firma, tra l'altro firmò a Washington il ministro degli esteri, Carlo Sforza, è praticamente fu dovuta a questi grandi uomini. E l'inserimento dell'Italia nella NATO determinò anche un rinnovato sviluppo, diciamo, di crescita dell'esercito, non solo dell'esercito ma anche delle forze armate, perché erano indispensabili in quel contesto per poi sostenere attraverso la sicurezza una crescita economica che poi studì il mondo. L'Elio Lagorio, io me lo ricordo, io personalmente sono particolarmente legato con due figure, con Lelio Lagorio e con Spadolini, per un semplice motivo: io entravo in Accademia, varcavo il portone dell'Accademia il 20 settembre del 1981 e il ministro della difesa era Lelio Lagorio. Poi uscivo dall'Accademia della scuola applicazione dopo 4 anni di formazione e come tenente, giovane tenente, nel gennaio del 1986 mi presentavo al reparto a Novara, al 132esimo battaglione passatori di Novara, e il ministro della difesa era il grande Giovanni Spadolini. Devo dire, sono personaggi importantissimi, sono giganti sui quali noi oggi abbiamo fondato la professionalità che tanti ci riconoscono, e soprattutto sono persone che hanno nel fare grande l'Italia hanno sottolineato quanto importante sia mettere l'Italia. Mi hanno fatto una domanda prima che venissi qui a parlare un giornalista, dice: cosa che li accomuna i tre? Bene, c'è una cosa che li accomuna i tre: mettere l'Italia al di sopra degli interessi personali, e mettere in questo darci una grande lezione, che poi la lezione che devo dire noi militari abbiamo accettato dall'inizio della nostra professione. Noi che vestiamo una divisa, noi che abbiamo deciso di servire l'Italia, noi prima di tutto, certo, siamo ognuna della regione di provenienza, però sicuramente siamo sempre esclusivamente italiani. Siamo gli italiani che hanno il dovere di essere italiani, ma devo dire che hanno anche l'orgoglio di sentirsi un pochino più italiani degli altri. Ecco. Detto questo, io ora lascerò la parola ai vari relatori, partendo da Randolfo Pacciardi, poi il Lavorio, e finiremo con Giovanni Spadolini. Tra l'altro ringrazio che abbiamo anche la presenza della figlia di Lelio Lagorio, la dottoressa Silvia Lagorio, quindi siamo onorati veramente. Prima di iniziare, però, volevo fare un piccolo. Abbiamo parlato qui, fondamentalmente parleremo di tre persone che hanno messo l'unità d'Italia
davanti a tutto. Bene, sicurezza vitale, perché l'identità è talmente importante che dovete sapere che uno si fa la domanda, ma la festa nazionale italiana qual è? Il 2 giugno, perché il 2 giugno si votò per il referendum istituzionale monarchia o repubblica. Ma siccome io sono una persona di storia, dice, ma alla fine, ma è la festa nazionale, del Regno d'Italia, qual era? Dovete sapere che si porta anche nel Regno d'Italia, che viene istituito il 17 marzo 1861, si posero lo stesso problema, perché l'Italia è stata divisa dalla fine dell'Impero Romano, 476 d.C., fino al 17 marzo 1861, quindi è vero che parliamo più o meno la stessa lingua, usiamo tutte le vocali, questo sì. Bene, però c'era la necessità di stabilire una festa laica che coinvolgesse tutti gli italiani. Bene, questa festa laica che coinvolgesse tutti gli italiani fu stabilita con una legge del 5 maggio 1861, numero 7, che diceva, ve la leggo, e diceva che il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato e noi abbiamo sanzionato e promuoviamo quando segue, è il re che parla chiaramente, la prima domenica del mese di giugno di ogni anno è dichiarata festa nazionale per celebrare l'unità d'Italia e lo statuto del regno. Bene, la prima settimana, quindi la prima domenica del mese di giugno. Ora dovete sapere che la storia è ironica, perché nel 1861, se andate a vedere in qualsiasi calendario perfetto, andiamo a vedere qual era la prima domenica di giugno del 1861, sapete quando cadeva? Il 2 giugno. Ma la cosa interessante è anche questa: a un certo momento nel 1949, quindi c'è la Repubblica, il 2 giugno si vota, diventa la festa della Repubblica. All'inizio si era pensato di fare festa della Repubblica l'11 giugno, perché il 10 giugno si ebbero i risultati del referendum, però poi nel 49 viene stabilito con una legge che il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale. Quindi 27 maggio 1949, numero 270. Poi, siccome gli italiani siamo creativi. E poi succedono, purtroppo l'Italia è soggetta a delle disgrazie di carattere naturale. Nel 1976 c'è il terremoto del Friuli, terribile, e bene, si decide che per quell'anno giustamente non si può fare la parata ai fori imperiali, perché tutti i mezzi militari e militari disponibili erano impegnati in Friuli per il terremoto. Bene, si sospende. Beh, nel frattempo, però, nel 77 uno dice: ma sai che facciamo? Visto che siamo molto indebitati, noi sospendiamo la festa del 2 giugno. Ma la cosa interessante non è tanto la sospensione, e come la sospendono? La sospendono, diciamo, e sapete cosa scrivono? Scrivono che la festa avrà luogo, sapete quando? Nella prima domenica di giugno. Si ritorna alle origini. Ma la cosa interessante, volevo condividere con voi, perché sono cose che uno è appassionato di balli e mangiare, però uno che non è, uno viene a questi in un governo come questo vuol sentire qualcosa di diverso, no? La cosa interessante è la legge che stabilì nel 77, la legge 5 marzo numero 54 77, che stabilì l'abolizione del 2 giugno come festa civile. È interessante questo, perché se avesse detto la Repubblica il 2 giugno non è più la festa, no, il 2 giugno si celebra la prima domenica di giugno, come avevano scritto i Sabaudi, sarebbe stato interessante. Invece è interessante leggere, è facilissimo, ve lo cito oggi. Allora, il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge. Articolo 1.
un solo articolo. I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili. Bene, si comincia. Epifania, San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Santissimo Apostolo di Pietro e Paolo. E poi dicono, a decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre. Poi si dovette aspettare il 1983, grazie a Lelio Lagonio, per ripristinare la parata militare. Ma perché la parata militare è importante ai fini della celebrazione del 2 giugno? Ma perché le forze armate sono da sempre l'insieme ideale della nazione che si unisce per difendere la propria nazione e che è stabilito dall'articolo 52 quando dice la difesa della patria è sacro dovere del cittadino, non è appartata a qualcuno, ma è sacro, e noi che siamo in uniforme siamo semplicemente dei cittadini in uniforme, siamo semplicemente, secondo un termine che si usava nel 68, siamo l'avanguardia ma di tutti quanti, tutti i cittadini italiani. Benissimo. Poi si dovete aspettare il 2000 con Carlo Azeglio Ciampi che definì con una legge del 2000, la 20 novembre 2000 numero 236, che in questa volta cosa scrive? Essendo un articolo, scrive a decorrere dal 2001 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica ha nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno, che pertanto viene ripristinato come giorno festivo. Bene, la storia serve per conoscerci, non solo con le eccellenze che abbiamo, ma soprattutto per conoscerci con i difetti che possiamo manifestare. E quindi dobbiamo sempre averlo presente, perché poi il bello della democrazia è che è vero che coloro che vengono eletti decidono per tutti, ma è anche vero che ciascuno non può nascondersi dall'altra parte per celare le proprie responsabilità. Quindi abbiamo che avere, tenere, amare questa nazione e soprattutto sottolineare in certi momenti l'amore di questa nazione attraverso delle feste civili che siano importanti e responsabilità di tutti. È vero che ci sono i disastri, è vero che ci sono mille giustificazioni per evitare qualcosa, ma è anche vero che l'impegno implica impegno. E quindi l'amore implica attività, implica sacrificio. E anche fare una manifestazione, festeggiare la propria nazione è un grande impegno. E ciò dobbiamo ricordare sempre. E questi tre grandi personaggi ce lo hanno dimostrato con l'esempio. Grazie e grazie. Paciati ha saputo esserlo più volte nel corso della sua esistenza,
divenendo quello che possiamo considerare un pilastro della nostra democrazia. La Nuova Pacciardi nasce il 1 gennaio del 1899 a Giuncaio, provincia di Grosseto. È figlio di un ferroviere di Castagneto Carducci e quindi cresce in una famiglia di origini modeste. Negli anni della scuola elementare riesce a frequentare l'aula soltanto per un anno. Per il resto sono studi da privatista estremamente faticosi e anche per diplomarsi all'istituto tecnico deve trasferirsi a Monte Luciano. Comunque è un ragazzo brillante che denota curiosità, attenzione anche alle cose della politica, segue la tradizione familiare, abbraccia i principi democratici, repubblicani, laici e massonici. Lo troviamo nel maggio del 1915, a 16 anni, assolutamente coinvolto e appassionato durante la mobilitazione della Prima Guerra Mondiale. A 16 anni. E prova ad arruolarsi, cosa che non è consentita. A meno che non si convinca un compagno di scuola maggiorenne a prestargli il documento per falsificare la propria generalità. E devo dire, in quel momento forse le forze armate lo guardano per sottile se si presenta un volontario. Tant'è che il padre Giovanni deve rivolgersi al deputato del Partito Repubblicano, Giovanni Conti, che è un esponente del partito del Centro Italia, per intervenire sulle autorità militari e spiegargli l'inghippo del figlio e riportarlo a casa. Però Randolfo non dovrà tenere molto, perché nel febbraio del 17 vengono mobilitati i cosiddetti ragazzi del 99, che lui è appunto un ragazzo del 99. Fa il corso a via ufficiali a Caserta e poi a Parma a tutta velocità, perché questi ragazzi vengono impiegati in prima linea già nel luglio del 17. Voi sapete, no? Sono i mesi in cui si prepara l'offensiva austriaca. Lui è arruolato come sottotenente nell'undicesimo bersaglieri. Quindi, come potete immaginare, vive nel pieno la disfatta di Caporetto. Fra ottobre e novembre questo ragazzo di 18 anni si rende protagonista di azioni in prima linea straordinarie. Sultaneamento guida alcuni uomini per attraversare a nuovo il fiume, in quella fase in cui le acque sono impetuose in autunno, passare sulle linee nemiche tenendo sulle mani delle bombe a mano e scompaginare le forze austriache. Sul Piave è protagonista di ben due contrattacchi, convincendo i suoi uomini a riorganizzarsi ogni volta e ritornare ad aggredire gli austriaci. Per questo viene insignito di due medaglie d'argento, una medaglia di bronzo, riceve una Military Cross contingente britannico e ho letto anche di una beneficenza francese. Verrebbe proposto anche per la medaglia d'oro, però voi mi insegnate come si fa nell'inferno della Prima Guerra Mondiale a conferire una medaglia d'oro a un ragazzo di 18 anni che è al fronte da 3 mesi. Era impossibile, però questo dà la misura della grandezza e del coraggio di questo uomo. Alla fine della guerra, nel 19, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, dove si laurea nel giro di 2 anni. Gli anni successivi sono anni di iperattivismo politico nel Partito Repubblicano, fonda il Movimento Italia Libera nel 22, continua a vivere la sua militanza con lo stesso atteggiamento spavaldo. Nel 23 è protagonista di un duello alla sciabola contro il segretario del fascio di Grosseto, tant'è che nel 26 è oggetto di un provvedimento di confino per 5 anni. Lo viene a sapere, riesce a sottrarsi all'arresto correndo sui tetti di Roma, guadagna la stazione Termini e da lì insieme a un compagno raggiunge Trento, dove la vedova di Battisti lo aiuta a fuggire in Svizzera col supporto di alcuni contrabbandieri. Nel gennaio del 27 festeggia il nuovo anno a Zurigo e poi si trasferisce a Lugano, dove è uno dei protagonisti della concentrazione d'azione antifascista
nel nucleo operativo al confine con l'Italia, che è incaricato di svolgere le attività più pericolose. Nel luglio del 30 è tra gli organizzatori del volo su Milano che lancerà volantini antifascisti sulla città, e nel febbraio del 31 è tra gli organizzatori di un tentativo di attentato a Mussolini per mano di un repubblicano di un anarchico, che però verranno intercettati dalla polizia politica fascista e arrestati. È per questo, non casualmente, che nell'estate del 1936 Carlo Rosselli pensa a Randolfo Pacciardi quando si comincia a ragionare sull'organizzazione di una legione italiana di volontari da arruolare all'interno delle brigate repubblicane spagnole nella guerra civile. Ovviamente Pacciardi accetta l'incarico e assolutamente pretende che il battaglione Garibaldi, così si chiama il contingente dei volontari italiani, sia partecipato da tutte le forze politiche, nessuna esclusa, nemmeno i comunisti. Questa è la sua condizione e la ottiene. In guerra si distingue per delle imprese leggendarie. Nel febbraio del 37 il contingente italiano partecipa alla battaglia di Jarama. È il tentativo delle forze repubblicane di impedire l'accerchiamento della capitale, Madrid, che sarebbe una svolta nella guerra. Jarama è un episodio davvero leggendario. C'è la storia della notte della Suicide Hill, la collina che viene controllata dal contingente internazionale dei volontari e che è oggetto del tiro delle artiglierie franchiste, anche perché le truppe repubblicane hanno sbagliato i fornimenti di munizioni e quindi le artiglierie repubblicane non possono coprire il contingente internazionale, oggetto di bersaglio per ore e ore. Voi mi insegnate cos'è stare sotto il tiro dell'artiglieria, boom, 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 il contingente si scompagina. In questo momento si anima la leggenda di un misterioso colonnello Gall che con le sue parole riesce a convincere il contingente internazionale a riprendere le posizioni. Tra l'altro, in quella situazione di confusione, i franchisti credono che si tratti, vedono dei movimenti sulla collina, credono si tratti delle avanguardie franchiste, invece sono gli internazionali che stanno ritornando a prendere le posizioni e la collina viene tenuta per dare il tempo ai repubblicani di portare le munizioni e riprendere la controffensiva. Chi sia il colonnello Gall, il misterioso, non lo sapremo mai, io qualche dubbio ce l'ho. Sta di fatto che Pacciardi rimane ferito alla guancia, all'orecchio, e viene trasportato in Francia per ricevere le opportune cure. Ma ritorna il mese dopo, sarà di nuovo alla guida del battaglione Garibaldi nella battaglia di Guadalajara, un altro episodio straordinario in cui gli italiani si trovano l'uno contro l'altro. I repubblicani del battaglione Garibaldi fronteggiano la divisione semi motorizzata alla guida del generale Mario Roatta, che resta sconfitta. Questo è un episodio nella storia bellica e nella storia strategica, è un episodio interessante perché questa vittoria dei repubblicani genera un grandissimo clima a livello internazionale, cioè si ritiene che se ben posizionati e trincerati si riesca a respingere un attacco di forze motorizzate e corazzate. Lo pensano i francesi che su questa vicenda consolidano l'idea di fortificare il confine belga con la linea Maginot, non lo prendono invece i tedeschi che hanno capito bene che la sconfitta di Roatta è dovuta sia ai suoi errori strategici, sia al maltempo, sia alla mancata copertura di forze aeree. Però anche qua c'è il merito di sicuramente di Pacciardi nella del prevalso. Nei mesi successivi Pacciardi fa un passo indietro perché, come sapete, la luminosa sconfitta delle forze repubblicane è anche lo scenario di vicende tristissime in cui l'Unione Sovietica riesce a orientare la politica del governo repubblicano e rendersi protagonista di una repressione armata delle forze anarchiche che
già di difficoltà di svolgere con il proprio contingente italiano. Non farà la forza di polizia, tantomeno reprimerà nel sangue gli anarchici. Si tira indietro e decide di tornare in Francia, fra l'altro senza risorse. E qua c'è un episodio bellissimo. Una sera a Valencia incontra un giornalista americano, un inviato di guerra, si chiama Ernest Hemingway, che aveva conosciuto nei mesi precedenti. Cenano insieme in compagnia della fidanzata di Hemingway, si chiama Martha Gellhorn. È un altro personaggio straordinario, non è certo che dimenticato. Si narra che sia una delle donne più belle di quell'epoca, lì. Anche lei, inviata di guerra, sposerà Hemingway e a lei verrà dedicato un film, la cui protagonista è l'attrice Nicole Kidman, dare la misura della spessore di questo personaggio. La Gellhorn racconta in un suo diario: quella notte mi sono innamorata di Hemingway, dopo la cena con Bacciardi, che era distrutto e non sapeva come fare a tornare in Francia, per la prima volta vidi Ernest piangeva per Bacciardi, che era il suo rivale d'amore, perché la Gellhorn era stata innamorata di Bacciardi. E, a Bacciardi la Gellhorn dedicherà un romanzo di Hart of Another, che poi si vedranno anche nel dopoguerra con Bacciardi ministro, perché la Gellhorn adotterà un bambino in Italia. Comunque, risolviamo Bacciardi a Parigi nel dicembre del 1937, dove prende la sua attività politica, diventa segretario del Partito Repubblicano in esilio, si ricoinvolge negli studi massonici, a gran velocità diventa maestro della loggia Chiesa e nel 1938 viene elevato al 30° grado del rito scozzese antico. Vi dico questo perché non è irrilevante questa attività che svolge in funzione della tournée negli Stati Uniti che andrà a fare nei mesi successivi per perorare la causa antifascista e antinazista con una serie di conferenze che svolge negli Stati Uniti sostenuto dalla Mazzini Society. In quelle settimane lui ha modo di conoscere tanti esponenti politici statunitensi, tra cui Fiorello LaGuardia, il sindaco di New York, e certamente in quelle conferenze la sua grande personalità spicca e forse sarà rilevante anche nei fatti successivi. Torna in Francia, dove forse a causa dell'attività politica intensa del Partito Repubblicano sostanzialmente viene sorpreso dallo scoppio del secondo conflitto bellico a Parigi insieme alla moglie, e sorpreso nel senso che si trova in difficoltà, perché quando le truppe tedesche stanno avanzando verso Parigi solo allora lui si rende conto che deve scappare. Ed è protagonista di una fuga rocambolesca con documenti falsi, riesce a raggiungere il porto di Marsiglia, che è il porto verso il Mediterraneo. Da lì arrivano lui e la moglie ad Algeri, e da Algeri a Casablanca, dove riesce con l'aiuto dei servizi segreti francesi a imbarcarsi su un piroscafo portoghese in direzione degli Stati Uniti. Non so se questa storia, questo percorso mi dice qualcosa. Io chiedo aiuto alla regina, avrei due immagini da farvi vedere. La prima è quella di Randolfo Bacciardi negli anni 40, e poi ce n'è un'altra, vi mostro anche questa. Qualcuno di voi ha già capito dove voglio andare a arrivare. Nel 1942 negli Stati Uniti Bacciardi viene richiesto una consulenza da un regista, si chiama Michael Curtis, che sta preparando un film che sarà interpretato da Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, e Bacciardi gli racconta la sua storia della fuga da Casablanca. Rivediamo Bacciardi, rivediamo Paul Henry, che interpreta la parte di Victor Laszlo, personaggio indimenticabile. Io una certa somiglianza ce l'ho detto, giudicate voi. Bacciardi torna in Italia soltanto nel giugno del 44 come segretario politico del Partito Repubblicano. Ha 45 anni e non svolge un ruolo nelle attività belliche della Resistenza. La Resistenza è una guerra di giovani, di ventenni, di trentenni, a 45 anni soprattutto. Però è tra i protagonisti della ricostruzione e della
dal 1947 nel governo di unità nazionale guidato da De Gasperi, poi nei successivi governi centristi di De Gasperi fino al 1953, è il ministro della difesa. Con Carlo Sforza, il suo amico e compagno repubblicano al ministero degli esteri, con cui ha condiviso l'esilio negli Stati Uniti, e con Alberto Tacchiani, un altro compagno di esilio e di partito, ambasciatore a Washington. Dico questo perché Pacciardi è protagonista della ricostruzione, anche della ricostruzione delle forze armate, in particolare delle forze aeree che sono state decimate dal conflitto bellico, ed è anche tra i fondatori del Patto Atlantico, che viene siglato nel 1949 a Washington dal suo amico Sforza, e nel fatto che ci sia l'Italia tra i paesi firmatari. Si deve anche forse alle sue ricadute personali negli Stati Uniti, alle sue amicizie, alla sua notorietà. Credo di sì. Quanto si è elevante l'adesione dell'Italia al Patto Atlantico, ce lo spiega anche l'attuale conflitto in Ucraina, se ce ne fosse bisogno. Rammento soltanto che il 1948 è l'anno dei fatti di Berlino, quando l'Unione Sovietica decide di chiudere l'accesso ai quartieri occidentali della città, impedendo ogni tipo di rifornimento, staccando la rete elettrica dei quartieri occidentali. In quella fase le truppe occidentali, francesi, tedesche e soprattutto statunitensi, sono rimaste di quel ponte aereo che nell'arco di un anno, quando poi i russi sottesistono, perché è totalmente inutile, riescono a sfamare la città con quasi 300.000 voli. A un certo punto fanno volare quasi 1.300 aerei al giorno, nelle 24 ore. Sono piccoli aerei che riescono a trasportare soltanto un chilo di rifornimenti fra cibo e carbone per riscaldare i berlinesi. Tra l'altro viene inventata una confezione di caramelle con un piccolo paracadute da regalare ai bambini berlinesi per farli sentire meno soli. Questa atmosfera, le condizioni di Pacciardi e la sua notorietà negli Stati Uniti hanno fatto sì che ci fossimo anche noi. Alla fine dell'esperienza di governo centrista, Pacciardi comunque continua a occuparsi di difesa, sarà presidente della Commissione Difesa per 5 anni. Non sarà però ministro invece del progressivo avvicinamento tra le forze socialiste e quelle democristiane, probabilmente immagino anche per le informazioni che questa sua esperienza di difesa gli ha offerto nello scenario del conto fra i blocchi, della guerra fredda, e quindi una sua diffidenza nei confronti della sinistra europea tradiretta e del ruolo dell'Unione Sovietica, quella intensa attività di disinformazione delle opinioni pubbliche occidentali che continua a venire ancora oggi. Sta di fatto che Pacciardi nel 1963 vota la sfiducia al primo governo di centrosinistra guidato da Aldo Moro, e il Partito Repubblicano immediatamente lo espelle. Inizia una fase difficile della vita di Pacciardi, una revisione critica che lo porta a fondare un nuovo movimento che si chiama Unione Democratica, Nuova Repubblica, propugnatrice e antesignana di una linea presidenzialista che oggi ha luogo nel dibattito politico in ogni schieramento, ma che all'epoca era veramente l'avanguardia, e che lo costringe a orientarsi verso schieramento di destra, dal quale certamente lui non veniva. Da lì c'è una sequenza di episodi controversi che lo vedono il suo nome coinvolto. Prima nel 61 nello scandalo della porta di Fiumicino, da cui però viene assolutamente, da cui è del tutto estraneo, perché viene accusato di aver ricevuto un appartamento dai costruttori dell'aeroporto di Fiumicino. In realtà l'appartamento è stato comprato con i soldi della moglie.
E poi Don Pacciardi è coinvolto in tutta quella serie di ipotesi golpiste che per una dozzina di anni si alternano sulle pagine dei giornali. Il suo nome c'è sempre. C'è nell'ipotesi del rapimento del presidente Gronchi mentre è in vacanza nella villa di San Rossore per trasportarlo in Corsica con l'aiuto del nuovo paese francese. C'è nel 64 nell'ipotesi del piano solo guidato dal generale Carabinieri De Lorenzo. C'è nel 1974 nell'ipotesi del gruppo bianco di Edgardo Sogno, eccetera. Sta di fatto che la sua carriera politica cade in disgrazia e soltanto nel 1981 Pacciardi verrà riammesso nel file del partito come merita. Io credo che la fase finale della maturità politica di Pacciardi non sia così rilevante. Spero di aver messo in luce in questo breve intervento l'importanza di quest'uomo per la storia democratica del nostro paese. Ripeto, essere l'uomo giusto al momento giusto non è facile, lui l'ha fatto più volte, con un grande artista. Quando noi parliamo di Michelangelo Merisi parliamo delle sue opere d'arte straordinarie che hanno cambiato la storia dell'arte. Dopodiché possiamo anche parlare delle sue intemperanze violente, del fatto che ha ucciso un uomo che era un attaccabrite, e potrebbe esserci utile nella sua vita privata per spiegare l'ispirazione delle opere d'arte. Ma le opere d'arte sono i musei per la loro grandezza, la vita privata non c'entra niente. Bene, io credo che Randolfo Pacciardi sia un Caravaggio della nazione italiana. Grazie. Grazie, buongiorno Romelli, e volevo ricordare a tutti che se nel 1989 succede quello che è successo, succede quello che è successo, ne sappiamo tutti, la caduta del muro, e poi nel 91, l'implosione del blocco, poi soprattutto il primo luglio del 1991, il crollo del patto di Varsavia, è stato dovuto perché la guerra fredda non fu vinta solamente da alcuni politici, ma fu vinta dalla capacità operativa dimostrata sul campo da tutte le nazioni che facevano parte della NATO, e l'Italia in questo contesto fece la sua parte, una parte importantissima. Diciamo io e i miei colleghi della mia generazione ne abbiamo visto un eco quando eravamo arrivati alle parti. C'erano depositi, munizioni da tutte le parti, c'era addirittura un reparto di genio minatori, il cui compito era quello di addestrarsi continuamente per far saltare i ponti nel caso di un attacco. Perché dovete sapere, non è che un ponte, uno va lì, mette un po' di esplosivo e salta, no, purtroppo no, perché la legge di Murphy è sempre in agguato, per cui non è così facile mettere giù un ponte costruito bene. Un ponte costruito male arriva un temporale e cade. Seconda cosa che vi voglio dire per inquadrare, a parte poi Pacciardi dimostra quello che sappiamo tutti, cioè la vita di una persona non è mai coerente al 100%, noi stessi non siamo coerenti al 100%, e quindi chiunque di noi, ognuno di noi è importante, è grande perché è difettoso, e quindi soltanto che in carichi di grande responsabilità e i fari sempre tutti quanti addosso, è chiaro che portano delle conseguenze di un certo tipo. Però noi dobbiamo sempre saper guardare a queste grandi figure storiche nell'ambito dei risultati che hanno portato, per cui alla fine della giornata quello che conta è alla fine il bilancio è positivo o negativo, e questo vale per tutti. Tutti facciamo cose buone, tutti facciamo cose cattive. Altra piccola cosa, parlando della prima guerra mondiale, vi dico un piccolo aneddoto. Quando il 24 ottobre del 1918 viene dato l'ordine di attaccare gli Austriaci,
austriaci, che è la battaglia, l'ultima battaglia che poi porterà, Vittorio Veneto. Bene, e il Piave era impetuoso e non si riusciva a passare, ma non solo, ma gli austriaci, come l'ultimo guizzo di vita di un moribondo che stava lì per tirare le cuoia, e si difendevano forti, e quindi c'era la necessità di passare questo fiume in tempesta, i fiumi in tempesta, e quindi con alcuni uomini arditi che fossero capaci di creare delle teste di ponte per poi permettere ai genieri di passare, di gettare i ponti e quindi di far passare il grosso. Bene, questo lavoro si fece tra il 24 e il 28 ottobre, soltanto il 28 ottobre i genieri italiani furono capaci di consolidare la testa di ponte e di gettare i ponti e passare, e permettere poi alle grandi unità di passare e poi di sfondare ed arrivare a Vittorio Veneto, Trieste e tutto il resto. Bene, in virtù di ciò, i genieri, dopo la prima guerra mondiale, stabilirono come la loro giornata di festa, stabilirono di cambiare la giornata di festa. La precedente era il 13 febbraio. Perché il 13 febbraio? Perché il 13 febbraio ricordava la caduta della fortezza di Gaeta, 13 febbraio 1861, quando Francesco II si arrende e poi parte. Quindi dopo la prima guerra mondiale si decide di stabilire la festa dell'arma del genio, che prende la sua medaglia d'oro e così via, si decide di farlo il 28 ottobre. Peccato però che poi nel 1922, il 28 ottobre, succede qualche altra cosa. Per cui si festeggiavano, ma dopo che arriva al potere quell'altra cosa, fondamentalmente, a un certo momento i genieri giustamente si lamentavano e dice: scusate, cerchiamo di cambiare la nostra festa, perché il 28 ottobre noi non la festeggiamo mai, perché il 28 ottobre si festeggia un'altra cosa. E allora si stabilì di trovare nel 32 una nuova festa, che è quella che ancora oggi noi celebriamo, del 24 giugno, che era il giorno della fine della battaglia del solstizio del 1918. Bene, detto questo, io ora lascio la parola al dottor Mariani, perché ci parlerà della cosa. Grazie generale e buona giornata a tutti. Tra l'altro Pacciardi fu anche riabilitato in un certo senso da un ex ministro della difesa, all'epoca presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, che in una famosa lettera ne tesse delle belle note. Oggi per me è un onore in questo consesso ricordare la figura dell'onorevole Nelio Lavorio, quale ministro della difesa, e lo faccio in un contesto a me particolarmente caro, quello dell'Istituto Geografico Militare, ma anche del presidio militare che il generale comanda, perché io da giovanissimo ho conosciuto questo presidio come la gloriosa regione militare tosco-emiliana, la RMTE, come si diceva un tempo qui in Toscana, anche perché sono uno dei pochi giornalisti fiorentini ancora in servizio che posso vantare questo primato. Sempre giovane, ma in realtà mi avvio ai 60 anni. Il padre di Nelio Lavorio, Eugenio, 1894-1966, di famiglia tosco-ligure, fu ufficiale dell'esercito in servizio di Stato Maggiore. Aveva combattuto nella guerra in Libia e nella prima guerra mondiale, guadagnando due decorazioni al valore militare. Partecipò anche alla seconda guerra mondiale, prima sul fronte francese e poi in Africa settentrionale, finendo poi deportato in America. La madre, Nerina Di Leonardo, 1901-1988, nacque in una già famiglia triestina di forti sentimenti di italianità. Suo nonno paterno, Ernesto, fu direttore della Banca d'Italia. Il bisnonno Vittorio, invece magistrato, fu consigliere della Suprema Corte di Cassazione. Si racconta che la madre di Lavorio rimase vedova, fu un'assidua, discreta e signorile presenza del circolo ufficiale del presidio di Firenze. Quando l'onorevole Nelio Lavorio arrivò per la prima volta in via 20
settembre, sede del Ministero della Difesa a Roma, raccontano le cronache che lo fece a bordo della scarcinata utilitaria del suo assistente personale e non suonato lui. Qui, in via 20 settembre, l'arborio rimase dal 4 aprile 1980 al 4 agosto 1983, durante ben quattro governi, Cossiga, Forlani, Spadolini, Fanfani. A Palazzo Baracchini l'arborio trovò un esercito vecchio, un'organizzazione e dei mezzi, sulle cui spalle pesava ancora la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale. Le forze armate erano allora un corpo troppo lontano dal paese reale, distaccato. L'arborio avvertì subito questa necessità, ma anche una richiesta degli stessi militari di essere partecipi della vita nazionale. Primo ministro socialista alla difesa, anche se tuttavia per la verità bisogna ricordare che dal 66 al 68 fu ministro della difesa Roberto Trevelloni, che però era contestazione socialdemocratica, l'arborio favorì tutte le iniziative che potessero incrementare un processo di inserimento con grande sorpresa negli stessi vertici militari, perché il Partito Socialista aveva sempre espresso personaggi che avevano tenuto nei confronti delle forze armate atteggiamenti negativi, addirittura più critici dei comunisti. L'arborio poteva dare subito un segnale chiaro di cambiamento, modificando prima di tutto il consueto cerimoniale di saluto che prevedeva una visita rituale al Mediterraneo. Prima di tale visita, che fu tuttavia organizzata con maggiore solennità del solito, Nelio Lavorio però volle rendere omaggio al monumento che a Polidoro, nella campagna romana, ricorda il sacrificio del brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto. E poi si recò anche alle fosse Ardeatine e a Porta San Paolo, dove le parti dell'esercito italiano e i volontari romani difesero Roma dopo l'11 settembre 1943. Il nuovo cerimoniale Lavorio non è però poi entrato nella consuetudine di tutti i successivi ministri della difesa. Il generale Eugenio Rambaldi, all'epoca capo di Stato Maggiore dell'Esercito dal 1977 al 1981, ricordando quei primi giorni di lavoro al Ministero, disse: in occasione del primo incontro con i vertici militari a Palazzo Baracchini, ci impressionò il modo di esprimersi di lavoro. Parlava da me, scambiando le parole. Ricordo che si era puntato alcuni concetti su un foglietto, perciò parlò a braccio, senza leggere il solito discorso di circostanza. Un fatto che può apparire insignificante, ma che tutto sommato lascia favorevolmente impressionato chi ascolta. Ci sembrò un uomo dalle idee chiare, ma ripeto, si trattava solo di un'impressione superficiale. Le nostre perplessità cominciarono a svanire nei giorni successivi. Lagoglio ci chiese di essere informato su tutto ciò che riguardava le forze armate. Allora suggerì di farlo assistere a 5 briefing delle vere e proprie lezioni sullo stato di salute di esercito, marina e aeronautica. Il ministro accettò senza obiezione. Le conferenze, tutte svolte da ufficiali qualificati, duravano 5 ore, dalle 9 del mattino fino alle 2 del pomeriggio. Lagoglio, immobile, attentissimo, seduto sulla sedia, non perdeva una parola di quanto veniva detto. Al termine di ognuno di quegli incontri ci pose una valanga di domande. Tutte chiare, precise. Quel suo modo scrupoloso, sono sempre parole del generale Rambaldi, di interessarsi ai problemi della difesa ci fece capire il suo modo di affrontare i problemi. Prima capirli e poi decidere. In quelle giornate, le prime trascorse al stretto contatto con Lagoglio, cominciamo a conoscere sul serio il nuovo ministro. Un giorno, alla fine di un briefing, organizzammo un tratto di lavoro alla militare. Naturalmente se serve si passò via la mano. Lavorio si mise in fila come tutti gli altri, con grande disinvoltura. Quel suo modo di fare, che gli derivava un po' dalla sua fede politica e un po' dalla sua innata signorilità, ci lasciò di stupito. I primi anni 80 furono gli anni della grande sfida, delle aeromissili, delle prime spedizioni militari all'estero dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con una flotta della Marina in Mar Rosso e una brigata dell'esercito. E voglio sottolineare, in Libano ci furono molte critiche quando il nostro esercito andò lì, soprattutto dalla stampa britannica. Ma quando poi le nostre truppe ritornarono alla fine della missione in Italia, la stessa stampa inglese disse
che se l'esercito inglese e l'esercito americano avessero seguito le stesse norme di ingaggio e avessero seguito lo stesso comportamento delle forze armate italiane, la spedizione in Libano sarebbe stata migliore di quella che fu. E questo è un grosso riconoscimento che il nostro esercito aveva. Ora, in merito al Libano, voglio qui leggere un ricordo personale di Lavorio su Spadolini, quando erano gli schieramenti, siamo nell'estate 1982, ministro della difesa e presidente del Consiglio dei Ministri. Lavorio l'ha raccontato durante un convegno pubblico. Poi non so se il professor Cosimo era presente sicuramente all'incontro, però ne avrà sentito parlare. Il premier Spadolini, queste sono parole di Delio, un italiano di stampo risorgimentale, con vecchi ottocenteschi, un italiano con vecchi ottocenteschi nel cuore, fu fermo sostenitore della missione di Milano. Con me ebbe un momento di entusiasmo. Fissò i tedeschi di notte come faceva quando voleva curiosità attorno a Palazzo Chigi. E infatti a Palazzo Chigi non c'era nessuno. Al premier, sono sempre parole di Delio, presentai nei particolari cosa la difesa aveva preparato e poi presi a parlare delle ricadute politiche possibili di quella spedizione militare. L'Italia, che per la prima volta dopo la fine della seconda guerra mondiale, usciva in forza dal suo guscio. La nostra italianetta repubblicana che ora si muoveva come una potenza regionale. Spadolini, nel corso del colloquio, si alzò improvvisamente in piedi, di scatto, e il rosso in volto, per una travolgente emozione, mi gridò: ma questa è una nuova primavera, noi siamo in Piemonte all'alba del risorgimento, io sono capito e tu sei la Marta. E qui penso di aver proprio anche fatto questo gesto di espressione che era tipico di Spadolini. Rideva, concludeva Lavorio, ma si vedeva benissimo che era commosso. Sono anche gli anni del devastante terremoto, non quello del Friuli, ma quello dell'Italia del Sud, della lotta politica interna, portata a livelli di notevole aspetta. Il PSI aveva contribuito in modo determinante alla rottura del quadro politico del compromesso storico e ad accendissime polemiche proprio sugli obiettivi della gestione dei difesi, della difesa. Particolare risalto durante il suo mandato è l'iniziativa del moltissimo del 1982, anno in cui cadeva il primo centenario della morte dell'eroe dei mondi, il generale Delgado. Lavorio promosse una serie capitale di manifestazioni in tutta Italia, con diverse apparizioni anche in televisione per evocare il misterioso patriota che aveva costituito l'unità italiana legandola ad una prospettiva di progresso democratico e sociale. Tra le tantissime iniziative volute fortemente, tutte portate avanti personalmente, mettendoci la faccia come siamo a dire oggi, voglio qui ricordare che in alcuni dei paracadutisti a Livorno, dove Lavorio, rivendicata la sua fede socialista, esaltò i coraggiosi martiri della divisione Folgore che così era la mia. L'incontro di Alessandria con i reduci di Russia della divisione Ravenna, la manifestazione a Trento per celebrare Cesare Battisti, la grande assemblea di San Pellegrino, in omaggio alla divisione Acqui, con l'Atlas e Cefalonia. Un grandissimo evento che ebbe poi tanto eco sulla stampa, soprattutto quella estera, fu la deposizione di una corona di fiori che il ministro Lavorio, oltre a deporre in un piccolo cimitero di guerra austriaco sul Carso, lo stesso giorno, il 4 novembre, in cui l'Italia, da lui rappresentata, rende onore alle vittime accadute della terza armata del 1946. Allo stesso modo, la stampa vede significativo risalto, con forti sottolineature, del raduno a Medea, nella valle del Bisonzo, delle rappresentanze diplomatiche e militari dei 22 paesi che, nella Grande Guerra, si erano trovati sul fronte contrapposto. In quell'occasione, per la prima volta, nonostante la grande frattura della guerra fredda che si viveva in quegli anni, i picchetti armati degli eserciti dell'est europeo furono a fianco con le parti militari dell'Occidente. Sempre nel 1982, in novembre, fu organizzata proprio qui a Firenze, nell'aula magna dell'allora scuola sottufficiali dei carabinieri in piazza Stazione, un'assemblea nazionale per affrontare i temi dell'identità italiana. Il raduno, che è una buona eco sulla stampa, era stato denominato Forza Italia. Fu anche il tempo dello scandalo della pittura, che coinvolse anche alcuni settori del mondo militare, dello scandalo Bravo, del caso Ustica,
del fenomeno del terrorismo interno, dell'attentato a Papa San Giovanni Paolo II. Proprio quando il terrorismo cominciò a prendere di mira depositi militari di armi e persino, come accadde a Salerno, militari di leva di transito, ordinò che le sentinelle montassero sul corpo in gamba, invece che, come era stato dovuto farsi, col caricatore incelofanato per prevenire l'incidente. Addirittura le Brigate Rosse avevano programmato un attentato alla vita di Gregorio, cosa che è rimasta quasi nascosta, che comunque nessuno ricorda mai quando si parla di lei di Gregorio, e che fu slettato l'attentato dalle forze dell'ordine, che poi effettuarono, di concerto con la magistratura, numerosi arresti a Firenze. Lavorio fronteggiò tutti questi eventi, oltre a molti altri di cui per mancanza di tempo non posso ricordare e citare, tenendo fede al programma annunciato, nonostante le eccezionali difficoltà politiche di quel tempo. In questa sua missione fu sempre sostenuto dal Presidente della Repubblica, Santo Pertini, che dal Quirinale non lesinò il suo appoggio anche in momenti più accidentati. Pertini riteneva che Dario Lavorio potesse essere un buon ministro dell'interno e pensò a lui addirittura come Presidente del Consiglio dei Ministri e Presidente della Camera. Alla difesa, Lavorio presentò un programma che realizzò integralmente, ad eccezione dell'ingresso delle donne nelle forze armate, di cui Lavorio parlò per la prima volta, quasi per scherzo, ad appena un mese della sua nomina, intervenendo all'inaugurazione della 32ª sessione del Centro Nazionale Studi Militari, dove annunciò che entro breve tempo il governo, ci sono tutti con 20 anni, il governo avrebbe preso una decisione concreta sul problema del servizio militare femminile. Il tema delle donne del soldato non fu che un aspetto dell'evoluzione delle forze armate. Pensate che tra le nazioni aderenti alla NATO, all'epoca solo l'Italia, il Lussemburgo e l'Islanda non avevano donne nelle forze armate. Io mi ricordo bene questo dibattito delle donne delle forze armate. E la Gol fu attaccata veramente in maniera brutta anche da certe frange della vita sociale, non solo politica. La proposta di legge che la Gol, che era del 1981, presentò poi, prevedeva che le donne in divisa dovessero essere circa 25.000, tutte volontarie, non operative e quindi non destinate al fronte, ma in questo primo momento storico inserite nei settori della sanità, amministrazione e delle comunicazioni. Per meglio sottolineare l'evento globale, la Gol organizzò proprio a Firenze un convegno nazionale dedicato a questo argomento. Prima della pausa estiva il governo approvò il relativo disegno di legge e lo spedì in Parlamento. Peccato che, come dicevo, l'opposizione ai vari settori pacifisti e non nel mondo cattolico, della sinistra comunista ed estrema, che a quel tempo consideravano il servizio militare femminile una inaccettabile concezione al maschilismo e alla concezione militaristica della società, non fece approvare la nuova legge. Ma poi anche il tempo materiale, perché il Parlamento, come accadeva spesso in quegli anni, fu sciolto con un ampio anticipo rispetto alla sua scadenza. Non c'era solo i governi che cambiavano rapidamente, ma anche il Parlamento. A parte le donne dell'esercito, i risultati del lavoro svolto dalla Gol alla difesa furono evidenti, soprattutto in Parlamento, dove vennero approvate decine di leggi innovatrici di riforma attese da lungo tempo, e nell'ambito anche della stessa NATO, dove il Consiglio dei Ministri europei della difesa affidò nel 1982 la presidenza proprio al ministro italiano, il quale venne un impulso giudicato positivo dalle capitali dell'Europa. La Gol a quel momento aveva stabilito buone relazioni personali con i principali esponenti degli Stati alleati, dall'Inghilterra alla Francia, dalla Germania alla Spagna e con la Jugoslavia del gruppo Tito, e aveva tessuto una rete di contatti amichevoli con vari paesi del bacino mediterraneo, nel vicino Oriente, in Egitto e nel Corno d'Africa, perché lui aveva una visuale molto mediterranea. Gli Stati Uniti, dove la Gol si ritirò più volte, dove nei colloqui si è fatto delle istituzioni americane, ebbe modo di illustrare il significato anche dell'imminente svolta politica italiana, perché da lì a poco ci sarebbe stato il primo premier socialista, propose all'allora il governo degli Stati Uniti, propose all'allora ministro italiano come mediatore nell'annoso conflitto sull'ego turco che demoliva l'ala meridionale dello schieramento occidentale. A capo del ministero chiave per cacciare e proseguire la politica dello Stato
dare una risposta chiara alla dislocazione dei paesi del patto di Varsavia, dei famosi missili sovietici SS-20, puntati sulle principali città dell'Europa occidentale, e Nagorno si concentrò per settimane nello studio accurato di tutti questi aspetti del settore affidato alla sua responsabilità diretta. Il 25 giugno 80, la Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nagorno, si presentò a discutere il libro bianco approntato insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Torresi, dei capi di Stato Maggiore delle tre armi. Per la prima volta, nel 1980, i politici militari si trovavano faccia a faccia in un'aula parlamentare per affrontare i problemi delle forze armate. A giudizio di Lavorio, le 24 brigate dell'esercito rappresentavano appena il 70% del livello minimo di efficienza richiesto, mentre la Marina contava 90.000 tonnellate di naviglio in gran parte obsoleto contro le 105.000 previste. Particolarmente grave risultava infine la situazione dell'aeronautica, dove solo negli ultimi 16 anni aveva lasciato la divisa un migliaio di uomini attirati dagli stipendi molto più alti che venivano offerti dalle compagnie italiane ed estere. Lavorio puntò a modernizzare l'apparato militare e a migliorare nettamente le condizioni di vita per il personale militare e civile della difesa, anche con l'adeguamento del trattamento economico dai militari di leva agli altri gradi. In tale ottica vennero anche dismesse installazioni superate e vennero riadattate quelle rimaste in uso. Un ulteriore coraggioso segnale venne dato dal ministro anche con la dismissione del carcere di Gaeta, peraltro eccessivamente costoso, dell'emblema di mezzi che ormai superati. E avviò anche la riforma del codice penale militare, questo era un aspetto di tanto caro perché lui era un avvocato, abolendo definitivamente la pena di morte per i reati militari, oltre ad essere avvocato era un giornalista. Favorì l'iniziativa personale e la valorizzazione delle attitudini personali, l'istituzione dei consigli elettivi di base, il Corpo del COE, del Consiglio Centrale della Rappresentanza, COCE, con ampi poteri nella programmazione della difesa in risposta ad una esigenza largamente sentita. Dette anche precise disposizioni riguardo il riconoscimento ufficiale dell'obiezione di coscienza, destinata al servizio civile quanti, per controbati principi ideali o religiosi, avevano rifiutato il servizio armato, allargando questo aspetto a tutte le confessioni religiose e non solo a quella cattolica romana. Ecco, avvalendosi di forze armate più motivate, efficienti e tutti, Lavorio poteva impegnare anche in compiti di pace. Anzitutto, in soccorso delle popolazioni colpite dalla calamità naturale, come nel caso del terremoto che il 26 novembre 1980 colpì l'Irpinia e la Basilicata. Mi commuovo sempre quando ripenso alla commemorazione ufficiale in Parlamento qualche giorno dopo la morte di Lelio Lavorio, perché pensate, in quell'occasione, il deputato Gianni Meriglia della sinistra italiana, sapete che quando muore un parlamentare, un ministro, si commemora nei due rami del Parlamento e tutte le forze individuano comunque un deputato, un senatore che parla a nome del gruppo. Questo per la sinistra italiana fu scelto Gianni Meriglia. Vuole portare il deputato la sua testimonianza diretta. All'epoca giovane adolescente e partì dalla sua città per aiutare la popolazione colpita e si rese conto di quanto fu importante e determinante l'azionismo di Lavorio nell'inviare le forze armate in aiuto della popolazione durante e anche dopo l'emergenza. Se potete andare a vedere questa testimonianza su YouTube, lo trovate anche nel video della presentazione del libro su Lavorio al Consiglio regionale del Lavorio Socialista Tricolore, che ho scritto assieme alla collega Alessandra Maria Abramo della collana editoriale del Consiglio regionale e che verrà donato a presenti, ma che si trova anche in formato sul sito del Consiglio stesso. Questa è una cosa che ha voluto molto l'attuale presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzetti. L'assenza della protezione civile del Ministero dell'Interno fu quasi totale, mentre la presenza dei soldati era attiva proprio dopo il sisma, come testimoniò anche l'onorevole Gerardo Bianco, capogruppo all'epoca della Democrazia Cristiana a Montecitorio, uno dei primi ad arrivare nelle zone del disastro. In aula l'onorevole Bianco disse:
questo. Io stesso, quando sono giunto a Sant'Angelo dei Lombardi, poco dopo le 2:30 del mattino, di lunedì ho trovato solo un gruppo di soldati al lavoro e alle 5 a Lioni analoga situazione. Pensate, in tutto tra soldati, alieni, marinai, lavori ovvio 30.000 uomini provenienti dalle caserme disabitate. Il 4 dicembre di quell'anno, quando Lagorio si presentò nell'aula di un decitorio per rispondere alle varie interrogazioni parlamentari, disse: le forze armate, nonostante alcune difficoltà nei rifornimenti, hanno fatto il loro dovere, anzi, qualcosa di più. L'Italia può andare fiera di loro. Quell'esperienza in cui si venisse a progettare la Costituzione con una forza di pronto intervento di 5.000 uomini, perfettamente addestrati di equipaggiati, pronti a soccorrere in qualsiasi situazione la popolazione. E questo sapete dove nasce? Nasce qui da Firenze, dalla riunione di Firenze, da quanto fece la regione militare Fosso-Migliano sotto il comando del generale Ugo Centofanti. Perché Lagorio all'epoca era vice sindaco della città, era stato sindaco, poi passò da, anche lui al comune. I sindaci cambiavano ogni anno, anche da Genova per rimanere pochi mesi per fare il bilancio, e poi a causa dell'alluvione ci restò un anno. E proprio per quanto fece la regione militare Sassuoliana, Balenò nella sua mente, quando era al ministero, di fare questa cosa. Tutto quello che riguarda la regione di Firenze e soprattutto il comando della regione militare Trasfamiliare di tutte le varie forze, io l'ho anche raccontato in un libro che è uscito nel 2016, in occasione del 50° anniversario della regione. Prima di allora sì, si sapeva, si parlava qualche volta del generale, ma mai delle varie forze armate. Sul fronte internazionale Lagorio segnò una svolta profonda anche nella concezione del ruolo dell'Italia nello scacchiere europeo mediterraneo. Se in passato le forze armate erano state schierate preeminentemente per contenere la minaccia sul fronte nord-orientale, di fatto le indicavano che il pericolo veniva anche, se non soprattutto, dal sud. Merita di ricordare un grave episodio che accadde il 23 febbraio 1982 all'arco del Golfo di Taranto. Una vicenda stile caccia a ottobre rosso, no? Al film non c'è un po' nei chiari parte. Perché il sommergibile italiano Leonardo da Vinci rivelò che nel Golfo di Taranto c'era un sommergibile nucleare russo della classe Victor. Per 18 ore questo sommergibile venne attaccato dalle unità della marina militare, dagli aerei attanti vennero anche lanciate piccole bombe di profondità. Da Victor nessuna reazione, poi nel cuore della notte prese il largo. Bene, per 4 giorni il Ministero della Difesa venne coperto dal più stretto riservo d'avvenimento. Poi la vicenda venne fuori e in quell'occasione il ministro disse: il sommergibile sconosciuto non ha sorpreso le nostre difese. La Marina Militare ha dato un'eccellente dimostrazione sul piano tecnologico di essere molto perfezionata, sul piano operativo di essere molto reattiva. Lagorio poi nell'80, appena insediato alla difesa, mosse navi da guerra verso Malta a tutela della neutralità dell'isola minacciata dalla Libia e lasciata sola dagli altri stati europei. Un'altra situazione complessa del mio ministro appunto fu l'allestimento della base di Comito per l'installazione dei missili cruisi, una vicenda che Lagorio seguì personalmente in sintonia con il presidente del Consiglio Francesco Cossiga e che qui per mancanza di tempo non possiamo trattare, ma che merita di essere trattato e conosciuto, e per questo rimando al libro prima citato. Il titolare della difesa era fautore dell'opzione zero, cioè dello smantellamento totale di tutte le basi missilistiche, convinto che a tale traguardo si sarebbe giunti solo mostrandosi decisi a replicare colpo su colpo alle sfide del militarismo sovietico. Il bilancio della difesa era salito da 5.000 miliardi e 119 milioni del 79 a 5.000 miliardi e 700 milioni dell'80. Lagorio rispose con un'intervista rilasciata al settimanale Cattolico il sabato, nella quale respingeva le accuse di militarizzazione della politica italiana. Pensate che
Lavoro precisò che se consideriamo l'incidenza della spesa militare sul prodotto nazionale lordo di ciascuna nazione, noi italiani all'epoca, quindi 1980, eravamo quelli che spendevamo di meno sia paragonandoci ai paesi dell'est che a quelli dell'ovest. Poi di Arborio fecero un personaggio conosciuto al mondo, soprattutto i giornali e le agenzie di stampa sovietiche, proprio a causa di questa questione dei missili. Come riportò ampiamente nel 1982 un allora giovane giornalista, Antonio Tajani, oggi ministro degli esteri, vicepresidente vicario del Consiglio dei Ministri, nonché già presidente del Parlamento Europeo, che scrisse un libro su Davorio, che era immagine, scriveva Tajani, del nuovo Partito Socialista di Bettino Craxi, tecnocratico e manageriale fino ad allora praticamente sconosciuto fuori dall'Italia. E grazie al Lagoglio sia il Partito Socialista che lo stesso Lagoglio divennero personaggi di fama internazionale. Pensate che Lagoglio volle andare in America, generalmente quando un ministro della difesa viene nominato, il primo uno dei due viaggi che fa all'estero è quello in America, perché l'America è l'alleato più forte che abbiamo. Lavorio rimandò di mesi, mesi, mesi e ci andò soltanto quando l'allora presidente della Banca d'Italia Lavorio e da lì andò in America, perché era venuto un momento anche poi per presentare che non era l'avvento socialista. Importante è anche ricordare che Lavorio, nel suo primo ufficiale, nel suo primo discorso ufficiale dopo l'insediamento, andò al giuramento degli allievi della Brigata Parapartisti allo stadio di Livorno il 20 aprile 80, rientrando poi in corsa qui in testa a Roma per recarsi al Parlamento per il voto di fiducia al nuovo governo. Disse: voi avete un privilegio nelle vostre mani. Oggi affidate una bandiera che fa onore al paese e all'esercito, una bandiera che fu tenuta alta ad Alameda. Siete eredi diretti di quei uomini coraggiosi che si meritarono nelle sabbie romane africane l'ammirazione del mondo intero e poi scrissero altre pagine decisive nella storia dell'Italia. Allora, a testimoniare il loro valore, si levò per primo la voce del primo ministro britannico Winston Churchill, che al Parlamento di Londra rapidamente descrisse il sentimento dei vincitori affermando, queste sono le parole di Winston Churchill: dobbiamo davvero inchinarci davanti ad essi di quelli che furono i leoni della guerra. Ricordiamo anche che fu Lavorio ad aprire le caserme ai cittadini, i quali il 4 novembre, festa nazionale, potevano entrare ad ammirare quei luoghi per loro inaccessibili. Ed era bello che le famiglie ci portavano i loro bambini, i nonni, con i loro nipoti, con i loro nipoti ad ammirare mezzi anche eccezionali come i carri armati o altri mezzi militari. Così come fu sempre Lavorio a ripristinare la parata nazionale a Roma del 2 giugno per la festa della Repubblica. Poi di nuovo cancellata per motivi economici nell'89 dall'allora ministro della Difesa Valerio Zanoni. Come scrisse Lavorio, ci si può andare a dire che sia stata l'astuzia della storia, come credono i religiosi, che ci si può andare sia stata l'astuzia della storia, oppure, come credono i religiosi, il disegno della Divina Provvidenza. Fatto sta che a cavallo degli anni 70-80 si verificò una serie di avvenimenti nuovi che oggi ho avuto l'onore di ricordare e che, come concluse Lavorio, in quella riflessione mutarono il corso delle cose. Ecco, questo è stato Lelio Lavorio che ha svolto un ruolo importante come ministro della difesa. Lo seguiamo tutti, il lavoro è grande. Però mi permetta di fare due osservazioni. La prima: il nostro compito di militari è sempre quello, il mandato principale è quello del silenzio, quindi è facile criticare i militari, per cui, e siccome è necessario
la punta di diamante della nazione per la difesa. È chiaro che la tecnologia va avanti e cambiando la tecnologia è necessario non soltanto cambiare gli armamenti ma anche ristrutturare le forze. Ma non è che quelle di prima erano incapaci e vecchi e cose. Quindi non è proprio così. Anzi, devo dire, le forze armate italiane sono sempre state talmente ligie al giuramento prestato prima nel per il Regno e dopo per la Repubblica, che di fatto il fascismo non ebbe mai l'appoggio dell'esercito. E dopo, nella Seconda Guerra Mondiale, dopo il dopoguerra, nonostante tutte le illazioni di corpo bianco, di corpo nero, di qua e di là, l'unico che andate a leggere le cose, l'esercito non c'era mai in mezzo. Un'altra forza, che non era mai una polizia di malmontismo, era stata coinvolta, quindi per dire. E per quanto riguarda le donne, io devo dire una cosa. Quello che in sé, vabbè, siamo qui, io vi apro le mie riflessioni di professionista di questo lavoro. Ogni nazione segue una sua evoluzione di carattere anche culturale. La forza di questo mondo non è l'uniformità, la conformità. La forza di questo mondo è la differenza. Quello che fa girare questo mondo è la straordinaria differenza. Bene, per quanto riguarda le donne, ora vi dico la verità. È chiaro che poi c'è un provvedimento legislativo che impone una cosa. Però fondamentalmente, se torniamo indietro, le donne sono state sempre protagoniste. Durante la Resistenza furono una grande parte della Resistenza. Però la maggioranza dell'Italia, ancora negli anni Ottanta, era lì che sì, no, forse, tanto è vero che poi nel 2000, quando le donne sono entrate 100%, perché poi il discorso è anche questo. Per quale motivo? Se noi le dobbiamo fare entrare, dobbiamo entrare per quello che sono, cioè sono semplicemente una differenza di genere, ma poi fondamentalmente il cervello, capacità, anche il corpo, se addestrato è perfetto. Quindi di fatto l'Italia fu pronta solamente ad accettarle e le abbiamo accettate soltanto nel 2000, ma le abbiamo accettate, devo dire, con una apertura e con un'apertura sia professionale sia anche operativa, perché fondamentalmente non abbiamo soltanto accettate in uniforme, abbiamo accettato in tutte le declinazioni possibili e immaginabili della professione militare. E devo dire, e tra qualche anno avremo i nostri generali, ma devo dire, le donne ci fanno paura perché sono troppo brave. Però ecco, anche lì non è una questione, forse anticipare i tempi, è la società che poi, quando è stata pronta, l'ha accettata. Poi questo ci fa piacere, fa dispiacere. Però ripeto, le forze armate sono sempre state ligie e ricordo il nostro giuramento, giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la costruzione della legge ed adempiere con disciplina e onore a tutti i doveri dello Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Ed è per questo che in tutti quei progetti non ci sono stati mai militari, e devo dire, di questo io sono fiero, e devo dire che ogni ristrutturazione è importante perché la tecnologia va avanti, ma ricordiamo sempre che una cosa che dimostra anche quello che sta succedendo nell'est è che i numeri sono importanti insieme con la tecnologia e con tutto il resto, come anche la finanza. E ora lascio la parola al professor Cosimo. Grazie per l'idea di parlare su tre personaggi che abbiamo visto sono toscani, è il minimo comune a tutti, no? Però in realtà ognuno è stato uno straordinario personaggio. Personalmente, anche grazie a Capelli Bianchi, li ho conosciuti tutti e tre, Pacciardi meno per motivi generazionali, però proprio quella fase finale della sua vita, che è stata prima ricordata, quando dopo la burro scossa con la Malfa, segretario del Partito Repubblicano, fu espulso dal partito.
c'è stato fuori diversi anni soffretto perché era repubblicano dalla testa ai piedi dell'anima, come ha dimostrato nella sua vita, e finalmente, come è stato ricordato, poté essere riammesso sì per l'intervento di Cossiga, Presidente della Repubblica, ma soprattutto di Spadolini, perché Spadolini era segretario pubblico repubblicano. E allora riuscì a convincere, presa non facile, Ugo La Malfa non c'era più, c'era Figlio Giorgio, a riuscì a convincere i repubblicani a riaccoglierlo prima che morisse, perché era ormai prossimo. E per farvi sorridere, vi dico un episodio, è chi viene di qualche capitolare, tante scuole, tante associazioni vengono a vedere la Casa dei Libri di Spadolini, troverà ben conservato e ben esposto un bastone con l'effigie di Garibaldi ucciso. È il lascito testamentario di facciate nei confronti di Spadolini. Era un bastone che il generale comprava a Caprera, che sapete, dopo l'intervento era praticante, con la tecnica della figlia Freya, e nella lettera Facciati gli dice: perché tu lo usi sulla testa dei repubblicani che sono troppo litigiosi tra di loro? Un ultimo scherzo, l'amicizia che aveva fatto. Bene, dico poche cose su Spadolini, anche e soprattutto per le nuove generazioni, dato che sono qua ormai da 29 anni, quindi non è che tutti sappiano, ma soprattutto mi soffermerò brevemente sul ministro della difesa. Allora, Spadolini era un affabulino, come si può dire. Pensate, da 9 anni aveva scritto il suo primo libro di storia, con 4 elementari, avvenimenti e personaggi importanti della storia d'Italia. E questo quaderno, che era come un libro, iniziò la sua vita di storia. Lui diceva che aveva 3 anime, quando lo intervistava, quando parlava, scriveva. Una era quella dello storico, infatti a soli 25 anni fu chiamato all'Università di Firenze, Scienze Politiche, 1950, era nato nel 25, fu chiamato già a insegnare storia moderna, che poi diventò, grazie a lui, storia contemporanea, che oggi si insegna in tutte le facoltà umanistiche come materia fondamentale, perché allora si diceva che la storia troppo recente, il Novecento, era cronaca, non era storia. E la storia d'Italia che insegnava allora si fermava a Vittorio Veneto, si fermava all'avvento del fascismo, al femminismo, era una cosa brutta, era meglio non approfondirlo, non studiarlo, il dopoguerra era una cronaca. E quindi ci si fermava a Vittorio Veneto, la bandierina, abbiamo vinto, siamo bravi. Il fascismo, diceva Croce, era un qualcosa di abuso rispetto agli italiani, una cosa temporanea di 20 anni, che era meglio non approfondire. C'è voluto Renzo De Felice, lo storico, per quale hanno gettato anche delle bombe carta nel suo appartamento, che dimostrava che il fascismo non era affatto un fatto casuale, ma era la crisi del liberalismo, che era un periodo storico che andava conosciuto e studiato per quello che era. Era un giornalista, grande giornalista, fin dalla sua età, dove aveva collaborato dal 48 al Messaggero di Messeroli a Roma, ma era presente giovanissimo nel mondo di Pannunzio del 1849. Chi di voi farà storia di giornalismo saprà che il mondo di Pannunzio è stato il settimanale, il periodico più libero, più anticonformista che l'Italia da allora ad oggi, da dopo libertà del confronto delle idee, per la non dipendenza da poteri politici ed economici. Ci scrivevano gli intellettuali delle varie correnti, c'era Croce, c'era Salvemini, c'era Ernesto Rossi e c'era anche dei giovani che venivano da Pannunzio scoperto, Spadolini aveva 25 anni e l'anno dopo viene invitato a scrivere sul mondo, uno che sarà poi un suo grande amico per una vita, Eugenio Scalfari, fondato come sapete Repubblica, e che si occupava di materie economiche. E poi questa carriera giornalistica, che come diceva il suo amico Indro Montanelli, era una carriera napoleonica, perché Spadolini fece il professore universitario senza mai aver fatto l'assistente. Diventerà ministro della Repubblica senza mai essere stato sottosegretario, no? E diventerà direttore di quotidiani senza mai essere stato redattore. In pratica nel 55 viene chiamato a dirigere il resto del Carlino di Bologna, dove resta 13 anni,
poi resta 4 anni dal 68 al 72, direttore del maggiore quotidiano Corriere della Sera. Nel 72 viene, mentre aveva la cattedra universitaria a Firenze, che continuava a tenere, tenuta per tutta la vita, sia pure in aspettativa, veniva in pratica cacciato dalla direzione del Corriere, dalla proprietà dei Crespi, e immediatamente c'erano in via 10 giorni la chiusura delle liste elettorali. Tre amici politici, Saraga per i socialdemocratici, Malagodi per i liberali e La Malfa per i repubblicani, gli offrirono di entrare in Parlamento, cosa che non avrebbe mai pensato di mettersi a fare la vita politica, essendo così legato al giornalismo e alla storia, all'insegnamento, all'università dove ha creato la scuola, cui io stesso appartenevo, insegnato per 50 anni, appunto a scienze politiche. Ecco che entra in Parlamento. Entra in Parlamento e porta tutta la sua carica, il suo entusiasmo, la sua capacità, prima nella commissione istruzione e poi nel 74 Moro lo incarica, di cui era molto legato, lo incarica di dar vita a un ministero nuovo, un ministero che salva il patrimonio nazionale ridotto in uno stato pietoso, senza sistemi d'allarme, nei musei, la sicurezza, senza vigilanza, ed era il ministero per i beni culturali, che nasce non a caso esattamente 49 anni fa con un decreto legge, pensate, chi studia diritto lo sa, decreto legge della nostra Costituzione lo consente solo in casi di grave necessità ed urgenza. In tutta la storia della Repubblica sono stati fatti due soli ministeri con decreto legge, quello per Einaudi dopo la disfatta della guerra dell'economia e quello dei beni culturali per Spadolini dopo la disfatta del nostro patrimonio nazionale. Ecco, crea questo ministero, poi nel 79 con Andreotti è ministro della pubblica istruzione e infine nell'81 viene chiamato da Pertini a fare il presidente del Consiglio. Guardate, amici, voi che siete così giovani, fu un fatto rivoluzionario, perché capo del governo in una democrazia è normalmente il partito della maggioranza relativa. Fino allora era sempre stato la Democrazia Cristiana, che anche allora aveva più del 30% dei voti. Ma Pertini incarica e Pasolini dà vita a un governo politico, non un governo presidenziale, un governo politico retto da una maggioranza di 5 partiti, DC, Partito Socialista, Socialdemocratici, Liberali e Repubblicani. Il segretario del partito che aveva il 3% dei voti degli italiani, vedete voi, il 97% non l'aveva votato e non fu un colpo di Stato, anzi, perché chiamato? Perché c'è la crisi morale per la questione della P2 della lista massonica di Genova, c'era la crisi economica con l'inflazione al 22%, peggio di un paese dell'America Latina, c'era la crisi morale con il terrorismo che faceva da padrone del nostro paese. Ricordiamoci il primo successo dello Stato italiano nei confronti del governo, nei confronti del terrorismo, è stata la liberazione del generale americano Dosio senza spargimento di sangue il 29 di gennaio del 1982. Fino a quel momento il dibattito era se pagare il riscatto o non pagarlo, perché i brigatisti rapivano i magistrati, li uccidevano, i giornalisti, i politici. Moro nel 78 era stato forse il punto più alto. E la collocazione internazionale dell'Italia, che era abbastanza decaduta. Nell'82, ed è lì che apre il periodo di vicinanza con Lagorio come suo ministro della difesa. Poi, nell'83, perché diventa ministro della difesa, dopo l'elezione dell'82, e questo lo esaminiamo rapidamente, e infine nell'87 viene eletto da tutti i partiti della Costituzione presidente del Senato, dove rimane fino quasi alla fine della vita, perché lasciò la presidenza nell'aprile del 94, per poi spegnersi per una malattia guaribile nell'agosto dello stesso anno, del 1984. Dunque, Giovanni Spadolini ricopre l'incarico di ministro della difesa dal 4 agosto dell'83 al 18 aprile dell'87, per 4 anni. Sarebbe stato il suo ultimo incarico politico, come vedete, perché il luglio dell'87 è eletto dal Parlamento
larghissima maggioranza presidente del Senato. Come ministro di difesa subentrava all'amico di infanzia Lelio La Torre. Dico amico di infanzia perché erano stati al liceo insieme, al liceo Galilei qua vicino, l'avevano frequentato negli anni appunto del fascismo. E poi si erano sempre tenuti in grande rapporto. Devo dire, sì, già lo sa, Lelio La Torre è stato un grande negli affetti anche con me, dopo, soprattutto dopo la scomparsa di Spadolini, sostenendo la fondazione, collaborando intensamente alla nuova antologia, dove lasciava delle pagine mirabili dei suoi ricordi proprio delle esperienze politiche, e insieme tanti libri suoi abbiamo presentato a Volterra, Quarto. Quindi una gratitudine personale che rimane al di là del tempo. E quindi, diciamo, nel 1983, dopo il trionfo elettorale, perché il governo di Spadolini, 82-81, ebbe tali risultati, la lotta al terrorismo, ve lo ricordate, l'inflazione che grazie al reddito di Ciampi, che lui consultò, che era il governatore Magnetta, è sceso al 16% in un anno, davanti alla collocazione internazionale dell'Italia, alla liquidazione della Lotito, fu un buon governo, come si diceva ai tempi di Pericle, fu un buon governo che portò alle elezioni quasi immediate, 6 mesi dopo la sua uscita dal governo, al raddoppio più dei voti repubblicani, il massimo nella storia d'Italia, ma era giunto il 5-6%. Allora, questo trionfo elettorale, Giovanni Spadolini, vi dirò, aspirava alla guida del Ministero degli Esteri. Era il vincitore dell'elezione politica, aveva stralciato Craxi nelle maggioranze a Milano, dove tutti e due erano candidati, ma quel posto era reclamato dalla Democrazia Cristiana, che già cedeva la presidenza del Consiglio appunto ai leader socialisti, e quindi gli fu offerta la guida del Ministero della Difesa, che alla fine accettò anche per il suo rilievo di portata internazionale, perché Spadolini aveva questa passione per la collocazione internazionale d'Italia. Data la forte personalità dei due titolari di tali ministeri, esteri e difesa, sembrò in alcuni momenti che la politica estera fosse tracciata da due ministri degli affari esteri, amicissimi fra loro, Andreotti e Spadolini, ma su posizioni di amicizia opposte. Sapete benissimo, Andreotti su una linea filo palestinese, Spadolini rigidamente una linea filo ebraica e filo israeliana. Il caso Abbas, un caso clamoroso, lo sapete bene, non lo sto a ricordare, ma ritenne addirittura la dimissione da ministro della difesa, perché Craxi, d'accordo con Andreotti, avevano garantito l'impunità a questo criminale, tale perché condannato da tutti i tribunali italiani, che aveva ammazzato un invalido, come sapete, dopo il sequestro della Ligera. Si erano impegnati, gli americani fermano l'aereo, fanno scendere a Sigonella, da lì il rischio dello scontro, perché il governo, però con questo Spadolini, tenuto all'oscuro da Craxi, e ci fu la crisi del governo, e poi rilanciato con l'accordo che le decisioni dovevano essere collegiate, che non si poteva prendere decisioni del genere da soli oppure a quattro occhi. 4 anni alla responsabilità del ministro della difesa, ricorderate il caso di Spadolini, 4 anni di battaglie politiche e battaglie civili, volti a rendere sempre più moderno ed efficiente lo strumento difesa, adeguando alla resistenza di un paese chiamato ad assicurare crescenti responsabilità anche sul piano internazionale. In pratica continuava l'azione di lavoro che sempre avevamo portato avanti. Le parole ricordate prima dal nostro amico di essere Cavour e là sono perfettamente sovietarianiste, ma risponda perfettamente alla intesa e direi perfetta che esisteva fra presidente del Consiglio e ministro della difesa in anni non facili. La spedizione in Libano non è che fosse da tutti i vista un favore, addirittura alcuni la ritenevano incostituzionale, perché la nostra Costituzione dice che possiamo difenderci, ma praticamente diceva portare un soldato fuori dai confini nazionali significa violare la Costituzione. È invece un'operazione di pace in cui tante altre sono seguite col plauso, direi, a livello mondiale. Democrazia, libertà e pace, sono ancora parole Spadolini, sono stati i valori a cui si è ispirata la mia azione di ministro della difesa. Principi applicati concretamente in una doppia prospettiva, sia interna che internazionale. Primo, la visione di un esercito moderno,
fondato su una coraggiosa riconsiderazione delle strutture e degli obiettivi, su una reale valorizzazione della professionalità. L'apertura alla maggiore professionalità non cancellava il Spadolino alle obbligatorie. Bisogna dire l'esercito di Bobo. Spadolino, è stato ricordato, era un personaggio del Risorgimento. Secondo lui la leva obbligatoria era necessaria per la formazione, anche se fosse ridotta, non da un anno e mezzo, perché non essere 6 mesi, non era quello il punto, ma era una questione formativa che affondava le radici del sentirsi comunità della nostra storia. Del resto, quando è stato detto prima, giustamente, che la lingua è stato l'elemento di coesione di questo paese, questa lingua la si è ottenuta, la lingua diciamo comune, diffusa, non in toscano, in italiano, certo, questo era la lingua degli intellettuali, ma al momento dell'unità l'analfabetismo era del 90% a sud, era del 75% a nord e dell'80% nell'Italia centrale, cioè gente che parlava con tutti gli analfabeti, cioè da scrivere neanche il proprio nome. E cosa parlava? Un italiano, ma neanche per idea. In Piemonte, quando vengono i piemontesi a Firenze, che erano Abruzzi, in Piemonte parlava una lingua, era molto simile ai francesi. Non parliamo del napoletano, non parliamo del siciliano. Non è un caso che proprio da Firenze, che ha ragione l'aspetto culturale, Manzoni, sulle pagine della Nuova Antologia, la rivista con l'onore di dirigere dalla morte di Spadolini, scrive al ministro Cuperzione e dice: caro ministro, si chiamava proprio, o si parla tutti la stessa lingua, o questo paese non esiste, perché non si possono neanche affrontare i problemi se non ci si capisce. E invocò l'esistenza di un dizionario, di un vocabolario della lingua italiana. Ma la lingua viene fatta, certo, attraverso il vocabolario, l'insegnamento a scuola, ma viene fatta allora, soprattutto attraverso la leva obbligatoria, che fu atroce per il Mezzogiorno. La questione meridionale, l'esplosione del brigantaggio, che poi brigantaggio non era, era intenta la leva, nel meridione, è perché vi vengono portati via i giovani da 18 a 22 anni, era 4 anni. I giovani che lavoravano di campo, due campati, pensate, lo Stato unitario, piemontesi, che arrivano nel Mezzogiorno, chiudono i conventi per la laicizzazione, mettono la leva obbligatoria. Allora le famiglie del Mezzogiorno, che oggi c'è la crisi della natalità, laggiù avevano una decina di figli in media a testa per famiglia, le femmine la prima si sposava perché senza dote non ci si poteva sposare e la famiglia con sacrificio faceva la dote alla prima figlia, le altre andavano in convento, i maschi andavano a fare bracciate, lavoravano la terra. Allora tu arrivi dal stesso Stato unitario e gli porta le tasse e non conoscevano l'imposta sul macinato, sul pane, la chiusura dei conventi, li lasciano le figlie a casa, le femmine che non si sposano, portano via i giovani da 18 a 22 anni, questi scendono in piazza naturalmente, ci vuole 4 anni, 200.000 uomini per domare la rivoluzione del Mezzogiorno. Però che cosa fu il beneficio? Il beneficio fu che i siciliani venivano mandati i giovani per 4 anni in Piemonte, oppure dalla Lombardia andavano in Calabria. E cosa è successo allora? I giovani da 18 a 22 anni, ma trovavano di innamorare, si sposavano, nacque l'Italia veramente in quella maniera, altrimenti sarebbe stato regione più regione più regione, potevano essere contratti, potevano essere accordi, ma non ci sarebbe stata una comunità. Quindi è stato fondamentale, Spadolini questo lo sapeva, e dopo un storico, gli dispiaceva ricominciare a questo tempo. Migliorando però decisamente le condizioni delle reclute e dei giovani di leva, no al nonnismo, effettivo addestramento, diritto a vivere in ambienti dignitosi e confortevoli, integrale rispetto della personalità del soldato, seria considerazione per l'obiezione di coscienza, un problema grosso che è stato affrontato allora, problema delicato, diceva Spadolini, dal punto di vista morale e da quello delle soluzioni pratiche, non era facile risolvere. Vedete, amici, oggi in omaggio ai nostri generali, vi ho portato una chicca dall'archivio meraviglioso che sta a Giornale, perché sapete che Spadolini ha portato via tutto, l'archivio presente del Consiglio, ministro della Difesa, tutto sta a Giornale. Naturalmente quello che è segreto è vincolato e non prende, ma questo non è segreto.
è una lettera del Presidente della Repubblica Bertini, 13 aprile 1984, al Ministro della Difesa. E gli dice: onorevole Ministro, erano amici e fratelli e si chiamano del ruolo ufficiale della Repubblica, scritto al Ministro della Difesa. Pervengono da tempo al mio esame numerose proposte di grazia in favore di obiettori di coscienza condannati per aver rifiutato il servizio militare di leva senza aver fatto domanda per l'ammissione ai benefici previsti dalla legge 15 dicembre 72, numero 772. Considerato che tali obiettori sono, per la quasi totalità, appartenenti al credo religioso dei testimoni di Geova e che pertanto il rifiuto del servizio militare e dei benefici suddetti è motivato da ragioni ideologiche, le proposte sono state finora favorevolmente esaminate ed accolte. Però c'era una legge e veniva scavalcata dalla richiesta di grazia, e questo mette in difficoltà per Dio. Ciò anche nella considerazione che era pendente in sede parlamentare un disegno di legge che prevedeva l'affidamento in prova al servizio sociale per i condannati militari, così come già previsto per i condannati comuni, e che tale disegno di legge proponeva condizioni di particolare favore per gli obiettori di coscienza. Conclusosi l'iter parlamentare con la promulgazione della legge 29 aprile 1983, numero 167, che consente all'obiettore di coscienza di essere affidato ad un ufficio o ente pubblico non militare dopo un solo mese di osservazione della personalità in uno stabilimento militare di pena, le proposte di grazia suddette sono state tuttavia inoltrate con la stessa frequenza senza che risultasse esperita l'alternativa dell'affidamento in prova, ma sulla semplice motivazione della mancanza di capacità criminale dei condannati in questione. Ciò premesso, non posso fare a meno di considerare che, proseguendo nella prassi di concedere la grazia a tutti gli obiettori di coscienza che ne fanno domanda, si vengono in pratica a disattendere gli strumenti legislativi di favore che il Parlamento ha ritenuto di apprestare. D'altro canto, avendo il legislatore con tali strumenti direttamente riaffermato la rilevanza penale dei fatti in esame, non avendo ritenuto di configurare le ipotesi suddette di rifiuto quali cause di non punibilità, mi sembra che continuare a ricorrere al potere di grazia, che come è noto ha carattere eccezionale in presenza di particolari situazioni soggettive o di motivi di equità che consiglino di attenuare in situazioni transitorie il rigore della norma penale, si venga in definitiva a contrastare l'indirizzo di politica legislativa vigente in materia. Nel sottoporre tale considerazione alla sua cortese attenzione, la prego di esaminare ogni possibile provvedimento di iniziativa che renda operante, nei casi previsti, la legge 67/1983, limitando le proposte di grazia per gli obiettori di coscienza e per gli altri condannati per reati militari ai soli casi eccezionali nei quali situazioni soggettive non determinate da volontario rifiuto dei suddetti provvedimenti di favore giustificano un atto di clemenza. Ecco, vedete quanto sia importante questo aspetto. Lo diamo fra Presidente del Consiglio per la Difesa per una situazione, diciamo, paradossale, una grazia che veniva concessa, un reato che restava tale, quello di non prestare servizio militare, ma con una legge che prevede modi di superare la questione, e cioè un mese di consultazione, diciamo, e poi un'assegnazione al servizio civile. Quindi un effettivo rinnovamento della condizione militare conforme alla sensibilità morale delle nuove generazioni, senza ledere l'efficace funzionamento della complessa macchina militare. In tale ambito si colloca anche l'aumento dei compensi realizzato nelle misure compatibili con un bilancio così ristretto e così avaro come quello per la difesa. Bisogna utilizzare nel modo più efficiente e razionale, è la linea guida della politica di Spadolini, i bilanci militari, ripartendo in forma equilibrata la spesa fra il personale, il finanziamento e gli investimenti. Assoluta trasparenza nelle spese,
Una casa di vetro il cui interno può essere visto e controllato da tutti. Scaturiranno da questa esigenza due documenti di base predisposti dal ministro alla fine del 1984, la nota aggiuntiva di bilancio militare ed il libro bianco sulla difesa nazionale, con la nota alla costante richiesta parlamentare di una maggiore leggibilità del bilancio, si risponde con la prima sperimentazione di un metodo di disgregazione della spesa e delle esigenze in cinque grandi missioni operative in performance: la difesa nord-est, la difesa sud e alle linee di comunicazione marittima, la difesa aerea, la difesa operativa del territorio, l'azione di pace, di sicurezza e di protezione civile. Questa parola oggi così importante, protezione civile. Devo dire che anche la protezione civile nasce col governo statunitense. Ci fu l'ondata di emozione che prese soprattutto il Presidente della Repubblica Pertini per la vicenda, vi ricordate, di quel bambino Raffi caduto in un pozzo, che tutti convinti di salvarlo chiamarono il Presidente della Repubblica per celebrare il momento, e purtroppo non ci riuscirono. E anche da quello prese spinta la nascita del nuovo ministero, che nasce proprio nel governo del 1981 con Spadolini presidente del Consiglio. Poi, con il libro bianco, si avviava un principio di chiarezza e di trasparenza nelle iniziative di revisione, ma anche di stimolo alla modernizzazione e alla ricerca di efficienza delle forze armate. A proposito di interforze, fu questo uno degli obiettivi che Spadolini si prefisse, almeno in parte era il superamento, o meglio, il tentato superamento delle tradizionali distanze e anche delle tradizionali rivalità fra esercito, marina ed armata. Un successo in tale direzione fu il disegno di legge presentato nel settembre 1985 sull'utilizzo da parte della marina militare di aerei imbarcati. La marina e l'aeronautica si fondevano finalmente. Ancora uno spunto, il disegno di legge sulla sanità militare. Si trattava e si tratta di procedere all'aggiornamento permanente del personale medico e dell'adeguamento di quello paramedico, di riorganizzare le strutture e le infrastrutture sanitarie, di sviluppare la medicina preventiva e la consulenza psicologica in ambiente militare. E veniamo alle problematiche internazionali. Costanti gli sforzi per spingere l'Europa verso una forma di difesa integrata, in primis attraverso un processo di rivitalizzazione della UE, quale presupposto di una politica comune in campo della difesa. Politica comune abbastanza difficile, abbastanza trascurata. E noi abbiamo visto in questo anno quanto invece sia importante che la NATO sia ben cementata con i singoli Stati. Due erano le grandi sfide affrontate dal ministro Spadolini, purtroppo ancora vive e attuale: il terrorismo internazionale e il commercio delle armi. Spadolini, nella sua irriducibile lotta al terrorismo, assurse a simbolo mondiale dei suoi nemici. Lo dimostra un manifesto che conserviamo, naturalmente, fatto circolare dai terroristi in Libano, con le taglie, come si faceva una volta nel Far West, no? Wanted, ricercati, sui tenaci avversari dei terroristi, con quali non si doveva mai trattare, non erano mai potuti, mai e in nessun caso, poiché di terroristi si tratta non di avversari politici, ma di criminali e non di oppositori. Tra questi, nel mondo, queste immagini riprodotte, c'era la Reagan, presidente degli Stati Uniti, la Thatcher, primo ministro britannico, Kohl, cancelliere tedesco, Simon Peres e Spadolini. Pagò di persona il suo rigore con l'assassinio di uno dei suoi collaboratori più stretti ed amico personale, che era l'ex sindaco di Firenze, Lando Conti. L'appello si parlava di delitti trasversali, si uccidevano non potendo colpire direttamente il bersaglio, si andava nel rigurgito delle Brigate Rosse degli anni Ottanta a colpire le persone che avevano vicino. L'appello costante di Spadolini era di smantellare le connessioni e le responsabilità internazionali del terrorismo. Occorreva una soluzione politica che non poteva prescindere da un certo grado di coordinamento dei singoli Stati europei in una logica che non può conoscere né separazioni né burocrazie,
depicarizzazioni, depecesolazioni. L'ospicio, che oggi appare quanto mai difficile, era prerogativa comune europea per nuove normative internazionali tali da coinvolgere Stati Uniti e Unione Sovietica, allora le due superpotenze, in una volta diventate ormai comuni. Quanto alla questione del traffico di armi, per il quale il ministro fu più volte attaccato, fu anche questa una delle pretestuose motivazioni dell'uccisione di Nando Conti, perché la famiglia aveva alcune azioni della SMAR, per obiettivi per Spadolini ravvisava il vero problema politico nella mancanza di regole chiare per il commercio legale, tale da non alimentare nella destabilizzazione del terrorismo. Le sue parole erano: in una dimensione esclusivamente nazionale, l'industria della difesa non si reggerebbe agli attuali livelli tecnologici. Ricerca, perciò, mercati esterni. Ma quanti mercati non possono e non devono essere in nessun caso inquinati dal terrorismo, dalla belligeranza, la stagione, da odiose e intollerabili pratiche di discriminazione razziale. Ecco perché, fin dal 1984, il ministro presentò un progetto di legge che riconduce il commercio di armi nell'ambito della politica estera del paese. Non si deve scordare niente laddove c'è guerra o lotta razziale o instabilità o terrorismo. Ricordo che Spadolini seguì personalmente l'affare della Beretta, collega e vendente della fornitura della pistola a tutti i polis americani. Vedete, un periodo dei suoi rapporti erano straordinari, collega e vendente che nel campo del soldato. E Spadolini fece acquistare la Beretta al posto della Colt a tutti i polis americani degli Stati Uniti. E io vi devo dire che questa Beretta, una Beretta, una copia di questa pistola, la conserviamo a piante giudani. È un permesso particolare, perché come sapete non si potrebbe tenere armi. Io come responsabile legale della fondazione ho permesso per le armi storiche, non per le armi da sparo, come una pistola. Però si troveranno lasciata, perché in cassaforte? Perché, vedete, è un grande esempio morale, credo. In questo senso, Spadolini fece fare questo affare, un affare come fare grande, miliardario. La Beretta lo invitò vicino a Brescia, mi pare, dove andò. E lui andò a far visita la Beretta e tornò a Desutare con questa scatolina e dice: ma guarda come sono stati gentili, mi hanno regalato un esemplare della Beretta. Allora ecco, siccome noi sappiamo che purtroppo un affare simile avrebbe portato per qualcuno magari degli introiti spaventosi, io ho detto: guardate, per i nostri giovani è bello far vedere che siamo al servizio dello Stato. Dal politico trova la gioia di aver aiutato l'industria italiana, non di aver fatto un guadagno personale. Quello che ha detto il nostro generale a proposito di questi tre grandi protagonisti: l'interesse generale del paese sembra una frase fatta, ma in questo caso è vero, sta al di sopra di ogni forma di interesse personale. Possiamo concludere quindi, sui 4 anni di guida di Spadolini al Ministero della Difesa, che hanno rappresentato un notevole rallentamento del solito che già era stato intrapreso con l'avorio uno presidente del Consiglio e l'altro della Difesa, ammodernamento interno e internazionale in una linea inequivocabile di alleanza occidentale e di lotta al terrorismo. Grazie. Io ringrazio il professor Cicuti, la sua è la relazione conclusiva. Devo dire, grazie agli interventi dei tre relatori abbiamo conosciuto non soltanto tre grandi eccezionali uomini italiani, ma soprattutto abbiamo avuto modo di avvicinarci a diversi aspetti della storia italiana che sono importanti, e che siano anche fruttuosi per ciascuno di noi per approfondire questi aspetti storici della nostra Italia che poi aiutano.
nostra italianità. Senza storia, senza memoria, non ci può essere una cittadinanza consapevole. E io devo dire anche, senza storia e senza una concezione dello spazio adeguata, non ci può essere una cittadinanza consapevole, perché siamo sempre tutti a rischio di Alzheimer sociale. Colui che non sa la storia, colui che non ha memoria, colui che non ha senso della spazialità, è semplicemente un cittadino che può fare tutto quello che fanno i cittadini, ma lo fa come lo fanno le persone purtroppo che sono malate di Alzheimer, cioè con qualcun altro che prende per mano, che li porta in giro. Io con questo ho concluso, però prima di concludere completamente volevo nel ringraziare i vari relatori, e gli donerò una pianta di Firenze a ciascuno del 1837, quindi quando ancora Firenze era la capitale del risorgimento intellettuale italiano, e devo dire era ancora quella piccola cittadina di grande storia, ma ancora piccola. Poi sarebbero arrivati altri anni, sarebbe arrivato il Giuseppe Poggi, che avrebbe creato la Firenze moderna, e devo dire poi avete avuto voi i fiorentini, siete fortunati, perché avete avuto la capitale per il tempo minimo indispensabile per fare tutte le grandi lavori infrastrutturali che servivano a una grande città europea, ma non hanno avuto i problemi di una grande capitale, perché nel 1971 la capitale era Roma, e devo dire sono così, noi da Piazzale Michelangelo abbiamo ancora la possibilità da Piazzale Michelangelo di guardare questo meraviglioso, unico paesaggio, che è un paesaggio umano, perché praticamente il paesaggio non è altro che il passaggio della storia sul territorio. E quindi automaticamente questa meraviglia di equilibrio, di bellezza, è la luce lunga sull'equilibrio di bellezza e di meraviglia di questi grandi intellettuali. Io ho terminato e ora ci facciamo. E c'è chiaramente questa, ringrazio sempre la. Ringrazio la dottoressa Silvia Ragorio per essere stata qua e averci onorato la sua presenza. E quindi ora, se lei viene sul palco, ci facciamo una foto con la carta che io donerò a ciascuno di voi, e poi infine. E poi ringraziamo tutti per l'attenzione. Ringrazio per l'attenzione. Ci mettiamo vicini. Dov'è? Abbiamo il fotografo per questo, eh?